Terza persona singolare dell'imperfetto indicativo del verbo essere? Terza persona singolare. Eli era bravo. Dimmi adesso: vediamo, questo è più difficile. Il congiuntivo presente, sempre del verbo essere, terza persona plurale. Congiuntivo presente. Che essi siano perfetto. Andiamo ancora sul più difficile. Gerundio passato o composto sempre del verbo essere. Essendo stato, perfetto. Cari amici di Telegarda, non so se vi ho riportato alla mente alcuni ricordi di quando alle elementari o alle medie la maestra o il professore vi chiedevano appunto i tempi, eh, i modi di una coniugazione del verbo erano tempi difficili perché so che la coniugazione del verbo è sempre stato un argomento abbastanza ostico quando non si era fatto bene alle elementari, perché quando si imparavano le coniugazioni bene alle elementari, alle medie non c'erano problemi. I problemi nascono quando gli studenti dalle elementari arrivano alle medie con gravi carenze nella conoscenza delle coniugazioni. Allora effettivamente queste domande erano più domande piuttosto ostiche che mettevano in grave crisi gli studenti. Ben ritrovati, vedete che ho iniziato anche questa puntata in modo scolastico, proprio scolastica scetta per usare una parola dialettale. Perché eh, vi ho parlato di coniugazione dei verbi? Perché oggi vi presento la coniugazione del verbo essere in dialetto. E vi dico subito che più avanti, ma molto più avanti, avrò modo di presentarvi magari la, la coniugazione eh, del, del verbo avere sempre in dialetto e poi magari di qualche altro verbo, perché i verbi sono verbi regolari, irregolari, transitivi, intransitivi e quindi anche oggi puntata scolastica, eh, quindi un po' impegnativa però per chi vuole imparare il dialetto può risultare anche interessante allora Partiamo quindi con questa coniugazione del verbo essere. Partiamo dal modo indicativo, il primo modo che si studia sempre. E partiamo dall'indicativo presente, indicativo presente del verbo essere. Io sono, tu sei, Eli è, noi siamo, voi siete, essi sono. E eh, in dialetto come diventa allora? Mi som, io sono. Ti te sei, lui, perché non esiste la parola Elie, lulè, noi sem, voi se, con l'accento fonico chiuso, lori, perché non esiste essi, lori iè. Quindi, mi som, tite sei, le noi sem, voi se, lori iè. Sì, non, sono un cinese sembra quasi lo iè, cioè sembra quasi appunto una parlata eh, dell'estremo oriente. Invece è dialetto alto gardesano locale. Quindi questo è l'indicativo presente. Adesso andiamo... Al tempo passato che si compone facilmente. Io sono il presente, il passato prossimo e io sono stato, io sono stato, tu sei stato, egli è stato, noi siamo stati, voi siete stati e si sono stati. Vi dico subito che questo indicativo passato prossimo vale anche per il passato remoto e il trapassato remoto, nel senso che con questa forma noi abbiamo tre tempi: il passato prossimo, il passato remoto e il trapassato remoto. In italiano, in italiano sarebbe io sono stato. Io fui, io fui stato. Questi tre tempi in dialetto hanno un'unica forma, che è questa qui che ve la dico. Io sono stato, diventa, mi som sta, sta con l'accento. Tu sei stato, ti te sei, sei con l'accento fonico chiuso, non ti te sei, eh. ti te sei sta. Egli è stato, l ho detto prima, Eli non esiste, lui le sta. Noi siamo stati, noi sem stai. Ecco attenzione a questo bel stati: stai voi siete stati, voi se con l'accento fonico chiuso, stai, essi sono stati, loro i è stai. Quindi mi sono sta, ti sei sta, lui è sta, noi sem stai, voi se, voi se stai, loro i è stai. Quindi, a un certo punto si impasta anche la bocca con queste forme quasi di estremo oriente. E ho detto questo passato prossimo vale anche per il passato remoto e il trapassato remoto. Andiamo adesso sempre con l'indicativo, all'imperfetto. Io ero, tu eri e li era. Noi eravamo, voi eravate e si erano. Io ero diventa mi ero. Tu eri, ti te eri. E li era, lui l'era, noi eravamo, noi erem, con un bel accento fonico sulla prima e, mi raccomando, che anche indica l'accento tonico, non erem, noi erem, voi eravate, voi ere, e si erano lori i era. Quindi mi ero, tite eri, lui lera, noi erem, voi ere, l'ori era. Questo è l'indicativo imperfetto. L'indicativo trapassato prossimo è semplice in italiano. Io ero era l'imperfetto, trapassato prossimo diventa io ero stato, tu eri stato, egli era stato, noi eravamo stati, voi eravate stati e si erano stati. E qui basta aggiungere sta. Quindi mi ero sta, ti te eri sta, lui l'era sta, noi erem stai, voi erestai, loro i era stai. Andiamo adesso al futuro semplice che poi c'è il futuro anteriore. Io sarò, tu sarai, li saranno, io saremo, voi sarete, si saranno. Allora, in dialetto come diventa? Mi sarò, ti te sarai, l'ul sarà, attenzione, l'ul sarà, no, l'u, el sarà, l'ul sarà, quindi cade la e, l'apostrofo, l'ul sarà, noi sarem, un bel accento fonico chiuso sulla e, voi saré. Sempre accento fonico chiuso, lori i sarà. Il futuro anteriore è semplice. Io sarò stato, tu sarai stato, li sarà stato, noi saremo stati, voi sarete stati e si saranno stati. Quindi si prende il futuro semplice e si aggiunge stato. In dialetto si prende il futuro semplice dialettale e si aggiunge sta. Quindi mi sarò sta, ti te sarai sta, lul sarà sta, noi sarem stai, voi stai Lori sarà stai, lori sarà stai ben. Adesso attenzione, passiamo al congiuntivo, quello che suscitava sempre dei problemi. Mi venne in mente il Fantozzi quando dice venghi, venghi, batti lei, eh, queste forme del congiuntivo sbagliate ma che ormai sono entrate nel, nella parlata quotidiana di molte persone. Il congiunto è presente, che io sia, che tu sia, che eli sia, che noi siamo, che voi siate, che essi siano. Allora, in dialetto come diventa? Che mi sia, i dis che mi sia andromens. Attenzione a questa forma, i dis che, che ti te sepi, andromens, che te sepi, forma stranissima però, i nostri vecchi dicevano così, ti te sepi, i dis che ti te sepi, con la e chiusa. Idis che lul sia, idis che noi sem, idis che voi seghe, non le seghe del falegname mi raccomando, ma è questa forma verbale, voi seghe con lei chiusa, idis che lori i sia. Quindi veramente queste due forme, che ti te seppi, che voi seghe, eh, fa venire anche da ridere, no? però questo è il dialetto locale. Mi scuso, ma è così. Andiamo al congiuntivo passato, beh è semplice, basta aggiungere sta, che io sia stato, che tu sia stato, che lì sia stato, che noi siamo stati, che voi siate stati, che essi siano stati. E diventa in dialetto, che mi sia sta, che ti te seppi sta, che lul sia sta, che noi sem stai, che voi sege stai, che loro sia stai. Bene, passiamo alle altre due e ultime forme, il congiuntivo a quattro tempi, i primi due li abbiamo visti, presente e passato, andiamo adesso all'imperfetto e al trapassato. Congiuntivo imperfetto, che io fossi, che tu fossi, che li fosse, che noi fossimo, che voi foste, che si fossero. In dialetto. Che mi fus, i dis che mi fus, stan bravo inzignere. I dis che ti te fussi sta, scusate, che mi fussi un bravo ingegnere. I dis che ti te fussi un bravo ingegnere. I dis che lui fussi un bravo ingegnere. I dis che noi fussem, un bel accento tonico sulla U, mi raccomando, non fussem. I dis che noi fussem dei bravi ingegneri. I dis che voi fusse dei bravi ingegneri. In ischelori i fus dei bravi ingegneri, quindi vi ho fatto la frasetta per rendere meglio comprensibile questo tempo, che altrimenti veramente ci confonde le idee. Passiamo al congiuntivo trapassato: non si fa altro che aggiungere stato, che io fossi stato, che tu fossi stato, che lì fosse stato, che noi fossimo stati, che voi foste stati, che essi fossero stati. E quindi si aggiunge sta in dialetto, che mi fus sta, che tite fussi sta. Quindi, i dis che mi fus stan bravo ingegnere, i dis che ti fus fussi stan bravo ingegnere, i dis che lul fus stan bravo ingegnere, i dis che noi fussem, mi raccomando l'accento tonico sulla U, che noi fussem stai bravi ingegneri, i dis che voi fusse stai dei bravi ingegneri, i dis che lori i fus stai dei bravi ingegneri. E questi... E questi sono appunto i tempi del congiuntivo. Adesso arriviamo al condizionale, siamo vai verso la fine, eh, quindi vedo già che qualcuno storce la bocca, incomincia a fare le bocche, eh, ma d'altro canto la, la veste didattica di questa lezione, di questa trasmissione la voglio mantenere sempre, non sempre, ma a cadenza abbastanza eh, abituale. Il condizionale ha due tempi, il presente e il passato. Allora, io sarei, tu saresti, li sarebbe, noi saremmo, mi raccomando le due M, altrimenti noi saremo, finirebbe nel futuro: noi saremmo, voi sareste e si sarebbero. Allora, io sarei, mi saria, tu saresti, ti te saresti, e li sarebbe, lui saria, noi saremmo, noi saressem. E qui bisogna per forza metterci un accento. Tonico sulla prima E, che diventa accento fonico chiuso, non noi saressem, noi saressem. Voi sareste, voi saresse, anche qua un bel accento fonico chiuso sulla prima E, e si sarebbero l'ori i Saria. Saria, mi raccomando, non saria, saria, quindi una bella, un bel accento tonico sulla I, Quindi mi saria, ti te saresti, saria, noi saressem, voi sareste, l'ori saria. Andiamo al condizionale passato, è che è semplicissimo, basta aggiungere stato per l'italiano e sta per il dialetto. Io sarei stato, tu saresti stato, egli sarebbe stato, noi saremmo stati, voi sareste stati, essi sarebbero stati. Quindi mi seria sta, mi raccomando sta con l'accento, tite saressi, mi raccomando l'accento fonico sulla e, accento fonico chiuso, ti saressi sta, L'ul saria sta, saria con l'accento tonico sulla I, mi raccomando. Noi saressem stai, accento fonico chiuso sulla E, voi saresse, anche qua accento tonico e fonico chiuso sulla E, voi sareste stai, lori forse non ve l'ho fatto notare, ma sarebbe il caso di metterci sempre un accento fonico chiuso, l'ori non lori. Lori i saria stai. Vedete che adesso mi sono messo in piedi perché arriva in quel modo curioso, reso famoso da Fantozzi, quando dice batti lei, facci lei. È l'imperativo, l'imperativo presente è il modo del comando. E allora mi sono messo, vedete, in piedi, agli ordini. Naturalmente, l'imperativo presente del verbo essere in italiano è sii sì tu, sia eli, siamo noi, siate voi, siano essi. Manca ovviamente la prima persona singolare. Attenzione adesso alla forma dialettale. Si sì tu diventa sepi tu. Sia Eli diventa sia lu, o sia Ela, se è femminile. Siamo noi diventa sem noi, siate voi seghe voi, siano essi sia lori, ossia lore, nel caso del femminile. Quindi questo era l'imperativo presente. Adesso mi rimetto seduto. E questi sono i modi cosiddetti finiti: l'indicativo, il congiuntivo, il condizionale. Bene. Passiamo adesso ai cosiddetti modi indefiniti: sono semplicissimi. C'è l'infinito presente, l'infinito passato: il participio presente, il participio passato, il gerundio presente, il gerundio passato. Andiamo all'infinito presente: essere. In dialetto diventa semplicemente essere e io manterei le due s'. Infinito passato, essere stato, quindi essere sta, sempre sta con l'accento. Il participio presente del verbo essere non esiste, sarebbe essente, in realtà si è poi trasformato in ente, cioè quella cosa che è lente che poi diventa anche lente pubblico o qualcosa di genere, una parola che poi diventa un sostantivo, non un verbo, quindi il particio presente non lo si usa dire mai, anche se in teoria dovrebbe essere essente, ma non c'è. Invece il particio passato esiste, è molto importante, è quello stato, sta, che abbiamo usato, se vi ricordate, per formare tanti tempi composti che abbiamo sentito prima. Sta con l'accento, sta per stato. Il gerundio presente, essendo, rimane essendo. Il gerundio passato, chiaramente, essendo stato, diventa essendo sta. Bene, quindi questa è la coniugazione completa del verbo essere in dialetto nostrano, in dialetto nostro locale, alto gardesano, rivano, archese, poi anche se ho fatto notare in presente puntate che a volte cambia qualcosa andando da riva, arco, in val di Ledro, a Tenno. Adrena, Dro, eccetera. Anago. Ecco. Bene, mi vedete nuovamente in piedi, siamo arrivati quasi alla fine della puntata. Questa volta non vi presento i soliti dieci vocaboli, però in compenso vi leggo una poesia che ho avuto modo di sentire durante una festa di classe del 1945, quindi coloro che hanno compiuto i 70 anni classe della quale mi onoro di far parte anch'io, festa alla quale ho partecipato anch'io il 18 ottobre scorso al Liberty di Riva del Garda e una mia coscritta, Fiorella Marocchi di Calvola, ci ha dedicato questa poesia, che ve la leggo anche perché mi permette di farvi notare qualche differenza appunto col nostro dialetto qua archese. Sentiamolo a questi versi. I 70 anni de quei del 1945. È passà tanti anniversari, ben settanta segnai dal Lunari. Non è un numero da trascurare, ma un bel traguardo da festeggiare. Ne par di esser ancor putei, ma francamente è passai anni pubei. Sentim d'enter la gioventù, anca se fora non la gavem pu. Cerchem di esser sempre contenti, ma ven passà anche a brutti momenti, sen proprio in bella compagnia, ne volem bem e ne trovem sempre in allegria. E parieri che en festeggia i 50, ma adesso sem tutti intorno ai 70. La classe del 45 le sempre stata forte, ne sentrovai a festeggiare den da tante porte. Tutte quante le è massa da ricordar, a volte per na cena, altre per en bom disnar. Sen stai alla capannina e alla colombera, dai frizi a tem e alla campagnola na sera. Polenta, cunel, en toc de formai, sulle nostre tavole noi manca mai. E qual è la nostra meta più La Val de Gresta, sì, proprio quella a casa del Gigi, con la torta o il tiramisù. Quante belle giornate passai lassù. Ancora tante saranno le nostre avventure che affronteremo senza paure. Ogni am ne ritrovem per festeggiare il nostro anniversario senza mai esitare. E perché il mio augurio il se ripeta il duri a tutti voi, vedigo grazie e tanti auguri. Eccola qua questa poesia. Vi ripeto il titolo, I settant'anni dei de quei del 1945, perché prima forse ho detto 45 e questo mi permette appunto di farvi notare alcune differenze, velocemente, perché vi ho detto che siamo alla fine, grazie anche all'ausilio della lavagnetta. Allora, vedete scritto gioventù. Ecco, noi diciamo di solito gioventù con la Z. Invece a Calvola, nella zona lì, nei dintorni, si dice gioventù. Stessa cosa per CERCHEM. Noi diciamo CERCHEM. Vi faccio notare il solito accento tonico e fonico. 50, vedete che per noi diventa 50. Cena, per noi di arco, diventa cena. Ecco, sentite questa differenza? Siamo a 4-5 km di distanza, eppure ci sono queste differenze. E vi ripeto ancora. 1945 per Micke de Arco, per quei De Calvola come la Fiorella Marocchi, 1945. Bene, detto questo, un caro saluto innanzitutto ai miei coscritti, a quelli del 45 o 45, alla Fiorella Marocchi che l'ha dedicata a poesia. Vi aspetto la prossima puntata e mi, mi raccomando, ricordate non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao!